building bridges into here, living a life defending people who are different. Penso sia stato grandioso sentire parole che parlavano dell'importanza del pride, del costruire ponti, del vivere una vita impegnata nel difendere le persone. There's been a major change, and I have been very outspoken on changing the dialogue of tolerance. C'è stato un grande cambiamento su cui ho cercato di contribuire fortemente nel cambiare il discorso sulla tolleranza. My uncle taught me that semantics, words are very important. Mio zio mi ha insegnato che la semantica, le parole sono molto importanti. And the word tolerance is not a positive word. And we have, I think, started to move past that. La parola tolleranza in sé non è una parola positiva, stiamo cercando di iniziare a muoverci oltre questa. As an example that I like to say in the United States, is I live, if I'm home and not on an airplane, I live in Florida. Come esempio, negli Stati Uniti, dove vivo, e non sono in Europa ultimamente, in Florida. If you want to be outside, you have to deal with mosquitoes, and so I'm tolerant of mosquitoes. Se vuoi vivere all'aperto, devi essere tollerante delle zanzare, e quindi mi è tollerante delle zanzare. The LGBT community, and people who are disabled, and people who view the world differently, are the dragonflies, and the butterflies, and the ladybugs of the world. We need to be celebrated. Le persone LGBT, le persone disabili, le persone sono differenti, sono le libellule, le farfalle e tutti questi belli insetti del mondo e dobbiamo essere celebrati. So we're not asking for tolerance, we're asking to be included, and when we're included, not only are we richer, but our community, our state, and our global world is richer. Non chiediamo la tolleranza, chiediamo di essere inclusi e se siamo inclusi non siamo solo più ricchi noi, ma sono più ricchi le nostre comunità, i nostri stati e tutto il mondo. My uncle 40 years ago ran for public office as an openly gay man. Mio zio 40 anni fa si è candidato a una posizione pubblica per essere un elettiva come un uomo gay dichiarato. At a time in the United States when being gay was listed as a severe mental illness. Era un periodo in cui negli Stati Uniti essere omosessuale era ancora ufficialmente una malattia mentale grave. I personally saw stacks of death threats and hate mail that he would get, not monthly, but daily. Avevo visto personalmente delle pile di lettere di minacce che ricevevano mensilmente, ma quotidianamente. His vision, many people will say, it's too bad that my uncle didn't get to see the world change. And molte persone dicono che è un peccato che suo zio non abbia visto il mondo cambiare. And I say that every visionary sees the world as changed, otherwise they could not have the courage to do what they do. E quello che lui risponde è che ogni persona visionaria, che ha una visione del futuro, vede il mondo come cambiamento, altrimenti non riuscirebbe a fare quello che fanno. Now, we're all here because we have an interest in inclusion and a more just society. We don't have to give our life like Harvey did, but we must encourage authenticity. Noi siamo qui perché abbiamo l'idea di una società più giusta e inclusiva, ma dobbiamo dare la nostra vita per questo, ma abbiamo un dovere della autenticità. It is
is very emotional for me to be in a country, in a land that brought, that centuries ago had a leader named Thaddeus who lived an open life with a lover, a male lover. It's a history that is rich and that the world can respond to if it's told and if we tell our current history. Sono commosso ad essere qua oggi in un paese che ha avuto secoli lo sono leader che erano dichiaratamente omosessuali, vivevano la loro vita, ma sono storie che devono essere raccontate. My uncle used to get letters and phone calls from young people in small towns in the United States, hearing about his election and no longer interested in taking their life. Suo zio riceveva lettere e telefonate da tanti giovani nelle piccole cittadine americane che avevano saputo della sua elezione e dopo questo avevano cambiato idea e non volevano più suicidarsi. Today I get Facebook messages and emails from young people all over the world in many dark corners who hear my uncle's story, whether in the movie mill or the documentary, or just reading online, and they also no longer want to take their life. Oggi da Facebook, da internet, riceve messaggi, mail da tanti giovani da tante parti oscure del mondo che hanno saputo della storia di suo zio, dal film o dal documentario, che anche loro oggi dicono che non vogliono più suicidarsi. That is the work and the challenge that we all collectively have. I am convinced that if every LGBT person turned purple, we would no longer have a struggle. Questa è la sfida che abbiamo davanti. È l'invito che se ogni persona gay, lesbica, trans diventasse viola, non avremo più questa lotta da fare. Or pink. O rosa. Because we would be visible. Perché saremmo visibili. We would be everywhere. We would be someone's daughter, someone's son, someone's mother, someone's father. We would be their customer. They would be our customer. Perché saremmo ovunque, saremmo visibili, saremmo i figli o le figlie di qualcuno, la madre o il padre di qualcuno, zii oppure i loro commercianti, i loro clienti. So the message, and that was the core message of my uncle, is that people must be authentic, they must come out. And that message is as relevant today as it was 40 years ago. E questo era il nucleo del messaggio di suo zio, che le persone devono essere autentiche, devono essere e devono venire fuori, dichiararsi. Homophobia does not know a city border or a state boundary or a country boundary or an ocean boundary or a mountain. L'omofobia non conosce i confini delle città, delle regioni, dei paesi o degli oceani, delle montagne. Homophobia lives when we are not known, when people do not know us, and it's not just homophobia, it's phobia. When you don't know someone who's disabled, when you don't know the elderly, when you don't know an immigrant, then it allows the hate to grow. L'omofobia c'è quando noi non siamo conosciuti, quando non siamo dichiarati, quando la gente non ci conosce, ma di più la fobia in generale c'è quando non conosci qualcuno, non conosci un immigrato, non conosci un disabile, quando non conosci altre persone diverse. And what my uncle realized in San Francisco was that if you took all those groups together and you formed a coalition, you built bridges. E quello che ha realizzato suo zio in San Francisco è che se prendi tutte queste persone diverse e le metti insieme, se costruisci dei ponti, you no longer had a minority, you had a majority. Non è più una minoranza, è una maggioranza. So he took
he knew. My uncle in the movie. Let me just ask. How many have seen Milk or the documentary, the movie? Domanda preliminare: quanti hanno visto il film o il documentario di Milk? So you're familiar with the story. It's not Hollywood that he wrote, that he read what should be done when he's killed. It was not a Hollywood story. Okay. It's reality. He did record wills of what should be done when he's killed. Non è Hollywood, è la realtà. Lui davvero aveva registrato quello che doveva, che sarebbe dovuto essere fatto in caso fosse ucciso. So he said in that will, and it affected his 17-year-old nephew as well as hundreds of thousands of Americans in particular. He said, "Let the bullets that smash through my brain smash every closet door." Ha scritto nel suo testamento, ed è una cosa che ha colpito il suo nipotino di 17 anni, centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti. Fate sì che il proiettile che mi spacca la testa spacchi anche tante porte di armadi chiusi dietro cui le persone si nascondono. And I get very emotional even after all this time when I talk about speaking to my uncle a few days before he was killed, that his message to me